La provincia di Treviso si riconferma tra le più generose in fatto di donazioni di sangue. È quanto emerso dalla 60ª Assemblea Generale dell'Avis, tenutasi sabato 25 marzo al Teatro Careni di Pieve di Soligo. Allora, oggi è l'assemblea, 60ª Assemblea dell'Avis Provinciale di Treviso. Oggi sono radunate tutte le nostre realtà comunali insieme con la provinciale. Fra l'altro oggi è anche un'assemblea elettiva, come elettivo sono state tutte le assemblee comunali, provinciali ovviamente oggi, e regionale e nazionale. Oggi si cambiano un po' i vertici della nostra associazione e auguro a tutti veramente di cuore che sappiano tener conto degli ammalati e del buon uso del sangue e che continuino con uno spirito di solidarietà importante. Tutti quelli che andranno a ricoprire cariche importanti. Oltre 50.000 le sacche raccolte nel 2016 e distribuite non solo in tutto il Veneto, ma anche in altre regioni d'Italia. Una nota positiva riguarda anche il numero di iscrizioni all'Avis. Sono sempre di più, infatti, i giovani che donano e che si impegnano attivamente nella vita dell'associazione. Dunque, il primo club è nato a Pieve di Soligo perché dei personaggi della zona sono riusciti a contattare un pilota della pattuglia acrobatica e la pattuglia acrobatica ha accettato di venire qua a Pieve di Soligo. I piloti sono il punto di riferimento per i nostri giovani, per la loro bravura, per la loro professionalità. Ed è un'eccellenza italiana, come un'eccellenza è anche l'Avis, dove la generosità dei donatori di sangue fa sì che possano lenire le sofferenze di tanti, tanti pazienti. Sono due grosse realtà italiane in questo periodo di pesantezza sia civile che politica. E trovarci oggi in questa riunione dà onore a tutti i donatori di sangue e a tutti gli appassionati del volo. Sì, io sono qui come testimonial dell'Avis, di questa bella realtà, perché comunque è una realtà di cui il mondo ha bisogno e sono molto contenta di far parte di questa realtà e di poter essere il testimonial e di aiutare, insomma.